riflettevo che pensavo di essere l'unico a mandare le letterine, ad eccezione dei bambini che li mandano a Babbo Natale. E invece qui sono tutti che fanno letterine. Berlusconi che scrive al Parlamento Europeo. Loro rispondono, poi si mandano le letterine i vari parlamentari del PDL che fanno critica all'interno del loro governo. Ma andiamo al concreto delle cose. Questa crisi economica la stanno pagando gli italiani, il ceto medio. Non mi stancherò mai di dire che è del vergognoso congelamento degli stipendi per 4 anni al ceto medio. Ci hanno messo in ginocchio il blocco delle assunzioni. I nostri precari e i giovani che attendono di sapere qualcosa che in un paese è normale, cioè il loro futuro, però ci parlano sempre di questa maledetta crisi economica. Addirittura c'è anche la moda da parte di qualche autorità politica importante che guai a parlare degli sprechi di questi signori. E no, e no, io sono abbastanza. Si dice indignatos in spagnolo, ma io lo ripeto in siciliano, io sono schifiatos, incazzatos. Io, fino a quando non vedo voi signori della casta, che godete del vitalizio, che avete la diaria, che avete stipendi privilegiati, che adesso si parla pure di queste famose 19 Maserati acquistati con i miei soldi, con quelli dei contribuenti italiani. Si parla tanto di questa crisi, ma voi questa crisi non la state pagando, nemmeno li pagate quando andate nelle vostre mense. Io dico, ma avete un minimo di coscienza? Ma c'è un po' di coscienza nei vostri... Ma con quale coraggio? Veramente, io a volte vi ammiro, perché veramente ci vuole il fegato d'acciaio, andare in televisione e parlare con molta disinvoltura della crisi degli altri, degli italiani. Sacrificatevi, voi, no, noi, voi. Ma ci avete preso per incoglioniti, ma ci avete preso per imbecilli, ma ci avete preso per un mucchio di utili idioti che andiamo appresso a voi. Ma deve arrivare il 2013. 100 parlamentari hanno votato contrario, contro quei 22 poveretti che volevano togliere il vitalizio perché avevano un minimo di coscienza nei confronti degli altri. Poi mi viene a ridere, mi fa ridere. Mi scusi, onorevole Turco, lei mi fa ridere, lei mi porta un po' di allegria. Lei ogni tanto scrive, parla degli sprechi della rappresentanza militare, ma lei quanto ci costa? Lei è stato eletto oppure ha nominato delle segreterie dei partiti? Lei gode del vitalizio, sì o no? Oppure lo prenderà in futuro questo vitalizio? Lei quanto prende a fine mese? Con quale coraggio vorrebbe avere? Lei guardi, è il re. Lei li batta tutti i politici. Cioè lei ha la faccia di venire a dire, di fare moralismo sugli altri, ma non se lo fa a casa sua. Non se lo fa all'interno del Parlamento. Una domanda: ma lei era o non era tra i 400 parlamentari che hanno votato contrario a vitalizio? Ma è una mia curiosità, perché 400 parlamentari, se lo vuole dire, per carità. Poi lei parla sempre di denunce, siamo in un paese libero, l'articolo 21 della Costituzione italiana, penso che ognuno può esprimere il suo pensiero come lei dice le sue cose, poi bisogna vedere come lei dice, io le dico pure. Ma c'è una differenza fra me e giustamente lei e l'altro che si è fatto quella, non so cosa sia, un'associazione, un'organizzazione che dovrebbe, a parer suo, tutelare i diritti degli operatori della difesa e della sicurezza. Io onestamente faccio convegni, vado a Palermo, vado a Roma, faccio raduni, vado su Facebook, i siti, 70.000, 90.000 visitatori, partecipazione, sì, 200, 300, non saranno 5.000 persone, ma quel centinaio di persone penso a me ci sono. Parlano le foto. C'è un gruppo di giovani che cerchiamo di, nel nostro tempo libero di fare qualcosa, di offrire un po' della nostra, del nostro tempo con i nostri soldi autofinanziati, perché noi non chiederemo mai soldi pubblici. E mi sembra che Radio Radicale un aiutino dallo Stato ce l'ha, però noi come organizzazione andiamo avanti. Ecco.
Io ho la coscienza a posto. Ma lei pensa che volete convincere i miei colleghi, convincere tutta la massa, la gente, che voi siete salvatori? Ma ci avete reso per incoglionite? Ma veramente, dai. Veramente, questa è l'ultima volta che parlo di lei perché io mi metto a ridere. Io più leggo le sue cose, più rido. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima perché... Lasciate tutti me che faccio il programma. Ciao, ci vediamo alla prossima, ciao. Ma va fanzum, ma va, ma va fanzum, zum, pom 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 pom, ma va fanzum, pom 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 pom, ma va fanzum, pom 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 pom. Oh bucaiola, tu mi tradisci. Tu dici vengo e invece tu pisci. Ma vaffanzum, pom 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 pom, ma vaffanzum.